Conosci le sei peggiori morti menzionate nella Bibbia? Pronto per un intenso viaggio attraverso il lato oscuro della Bibbia? Oggi esploreremo le storie più scioccanti e terrificanti trovate nelle pagine sacre. Stiamo per immergerci nelle sei morti più scioccanti registrate nella Bibbia. Preparati a scoprire il lato meno conosciuto, ma altrettanto intrigante di questo libro millenario. In questo video sveleremo il mistero dietro le sei morti più orribili della Bibbia. Numero 1. La morte di Re Eglon. C'è stato un periodo di 40 anni in cui la nazione di Israele ha goduto di una preziosa libertà, un periodo segnato dalla coraggiosa leadership di Othniel. Tuttavia, con la triste notizia della sua morte, le ombre dell'oppressione caddero sul popolo eletto. Eglon, il re dei Moabiti, alleato con Ammoniti e Amaleciti, salì al potere, gettando un'ombra di tirannia su Israele. Di fronte a questo peso insopportabile, i cuori degli israeliti gridarono a Dio per un liberatore, e così, dai discendenti senza paura della tribù di Beniamino, venne Eud, il prescelto di Dio. Nel libro Dei Giudici, capitolo 3, versetti 20 a 23, assistiamo al momento cruciale. Allora Eud si accostò al re che stava seduto nel piano di sopra, riservato a lui solo, per la frescura, e gli disse: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». Quegli si alzò dal suo seggio. Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e gliela piantò nel ventre. Anche l'elsa entrò con la lama. Il grasso si rinchiuse intorno alla lama. Perciò egli uscì subito dalla finestra, senza estrargli la spada dal ventre. Eud uscì nel portico, dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il chiavistel. Numero 2. Erode Agrippa è stato mangiato da vermi. Erode Agrippa era il nipote del re Erode il Grande per parte del suo matrimonio con Mariamne, la principessa Asmonea. Era il figlio di Aristobulo, giustiziato per volere di suo padre. Più tardi, quando Erode Antipa fu deposto, Agrippa prese il suo territorio. Poi, oltre a governare la tetrarchia a nord-est della Palestina, la Galilea e la Perea furono aggiunte al suo regno. A quel tempo Agrippa deteneva già il titolo di re. Quando Claudio divenne il nuovo imperatore di Roma, i territori di Agrippa furono ulteriormente espansi. Ricevette il dominio sulla Giudea e sulla Samaria. Ciò significa che governò su un regno approssimativamente equivalente in lunghezza al regno di Erode il Grande, suo nonno. Tutto questo potere giustificava la sua designazione come Re Erode. In Atti 12 leggiamo del modo in cui perseguitava la Chiesa primitiva. Questa persecuzione è stata resa possibile principalmente a causa del sostegno che ha avuto dagli ebrei. Fu durante il regno di Erode Agrippa che il primo martirio avvenne all'interno della scuola apostolica. Agrippa mise a fil di spada l'apostolo Giacomo, fratello di Giovanni. Fece anche arrestare l'apostolo Pietro, che fu poi liberato dal carcere in modo soprannaturale dall'angelo del Signore. Quando Erode scoprì la fuga di Pietro, finì per punire le guardie responsabili della sua protezione. Atti 12, versetti da 1 a 19. Il racconto della morte di Erode Agrippa è uno dei più noti tra i cristiani. La Bibbia dice che un giorno era vestito con abiti reali, seduti sul suo trono, mentre parlava al popolo. Allora i suoi sudditi cominciarono a gridare: «È la voce di un Dio e non dell'uomo». Atti 12, versetto 22. Secondo il testo biblico, l'angelo del Signore lo colpì perché non aveva dato gloria a Dio. Ciò significa che ha accettato per sé un onore che non gli apparteneva, mostrando il suo orgoglio. La Bibbia dice che alla fine morì mangiato da vermi. Atti 12, versetto 23. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio riporta questo evento dicendo che Erode Agrippa sentì improvvisamente un forte dolore addominale. Questi dolori divennero insopportabili. Il re morì esausto dopo 5 giorni di terribili sofferenze. Numero 3. La concubina. In una remota regione montuosa di Efraim, un levita, membro della tribù di Levi, intreccia il suo destino con quello di una donna di Betlemme di Giuda. Questa donna, sia concubina che moglie, emerge dalla nebbia dell'ambiguità. Questi eventi tragici e scioccanti sono narrati nel libro Dei Giudici,
nel capitolo 19, versetti da 1 a 30. In questa storia, un levita, un membro della tribù di Levi, e la sua concubina, che potrebbe essere stata sua moglie, viaggiano insieme e finiscono per rimanere nella città di Gibea. Durante la notte, uomini violenti e depravati della città circondano la casa dove alloggiano e chiedono che il levita sia consegnato a loro in modo che possano abusare sessualmente di lui. Il proprietario della casa, nel tentativo di proteggere il levita, offre la figlia vergine e la concubina per essere abusata dagli uomini. Tuttavia, rifiutano e la concubina viene consegnata agli uomini, essendo violentemente abusata per tutta la notte. Al mattino viene trovata alla porta della casa, morta. Dopo aver visto il corpo della concubina, il levita decide di portarla a casa e la taglia a pezzi, inviando una parte a ciascuna delle tribù di Israele come segno del terribile crimine che è stato commesso. Numero 4. Il palo nella testa di Sisera. Nei tempi antichi, una donna notevole emerse come una voce divinamente ispirata nella terra di Israele, Deborah. Non era solo una profetessa che ha ricevuto visioni del futuro di Dio, ma anche un giudice saggio che sedeva sulle colline per risolvere i conflitti della popolazione. All'ombra del regno di Labin, su Canaan, la narrazione prende una svolta intrigante. Il comandante supremo dell'esercito di Labin era Sisera, una figura temuta e potente. In un momento decisivo, Deborah convoca Barak, un giudice senza paura, con una missione audace: riunire 10.000 uomini sul monte Tabor. Deborah dice: «Io attirerò verso di te, al torrente Cison, Sisera, capo dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani». Il campo di battaglia si svolge come Barak affronta formidabili soldati di Sisera. In un momento miracoloso, Dio scatena un diluvio, inghiottendo molti nemici nelle acque. Disperato, Sisera abbandona il suo carro e scappa. La trama raggiunge un culmine teso quando Sisera cerca rifugio nella tenda di Lael, una donna apparentemente ospitale. Allora Yael, moglie di Eber, prese un piuolo della tenda e un martello, andò pian piano da lui e Gili piantò il piuolo nella tempia, tanto che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito, e morì. Questo evento è descritto nel libro dei Giudici, capitolo 4, versetto 21. Numero 5. Assalonne si blocca tra gli alberi. Assalonne era un essere di affascinante bellezza, contemporaneamente segnato da una ribellione. Figlio del famoso re Davide, conquistò il cuore della gente con il suo aspetto impressionante e il suo carisma innegabile. Eppure, dietro questa facciata di fascino, pulsava uno spirito disobbediente, pronto a sfidare le norme. La trama si svolge quando il destino di Assalonne è tragicamente intrecciato con quello di sua sorella Tamar, vittima di un terribile atto di violenza. È stata violentata dal suo fratellastro Amnon. Consumato dalla sete di vendetta, Assalonne costruisce un piano ingegnoso. Convoca sottilmente tutti i figli del re a una festa, solo per orchestrare il destino di Amnon. Nell'ombra, i suoi uomini, sotto i suoi ordini, mettono fine alla vita di Amnon. Tuttavia, la vendetta non calma l'inquietudine di Assalonne. Come una tempesta che si forma silenziosamente, inizia a seminare semi di discordia, suggerendo che potrebbe gestire il regno in modo più efficace. Il malcontento cresce e si manifesta in un atto audace. Assalonne, ora sostenuto da una fazione leale, dichiara guerra a suo padre. La battaglia che ne consegue è un'epica di tradimento e disperazione. L'esercito di Assalonne, nonostante la sua fiducia iniziale, viene annientato dopo una sconfitta schiacciante. Assalonne, in una frenesia disperata, cerca di fuggire. Fugge attraverso la fitta foresta. Tuttavia, l'ironia del destino intrappolato la sua testa nella quercia e fu sospeso in aria. Anche se Davide diede l'ordine di non ucciderlo, Joab lo trafisse con 3 dardi. Poi 10 giovani che portavano le armi di Joab colpirono Assalonne e lo uccisero. Questa narrazione è ritratta nel libro di Secondo Samuele, capitoli da 13 a 18. Numero 6. La crocifissione di Gesù Cristo. La crocifissione di Gesù, come narrata nei Vangeli, è un punto centrale e profondo del messaggio cristiano, che porta con sé
significati spirituali e redentivi. Il racconto della crocifissione si trova in tutti e quattro i Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, offrendo una prospettiva ricca e completa su questo evento cruciale. Nell'atto della crocifissione, la vittima fu appesa con le braccia aperte su una croce di legno, legata o raramente attaccata ad essa da chiodi perforanti sui polsi e sui piedi. La croce rappresenta il culmine dell'amore divino e del sacrificio, come espresso dalle parole di Gesù appese ad essa. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questa richiesta di misericordia divina, anche nel momento di estrema agonia, risuona come un eco di compassione e di perdono. La croce non è solo un simbolo di dolore e morte, ma anche di speranza e di vita. La risurrezione che segue la crocifissione è la manifestazione trionfale della vittoria sul peccato e sulla morte. La croce diviene via di redenzione e di vita eterna per tutti coloro che credono. Ora lasciare nei commenti se si sapeva già questi, che a mio parere sono i peggiori morti trovati nella Bibbia. E se avete visto finora e non hanno ancora sottoscritto al nostro canale, iscriviti ora, attivare la campana notifiche, in modo da aiutare il nostro canale a crescere. Un abbraccio e fino al prossimo video.